Buongiorno a tutti e bentrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, del comune e tra questi la programmazione di domenica 12 dicembre. Per allietarvi, Luigi, nostalgico della bella stagione, ha scelto dal nostro archivio una manifestazione dell'estate 2014, gli sbandieratori della città di Chiari. Buona visione. Cari amici, della quinta giornata mondiale dei poveri, celebrata domenica scorsa, forse qualcuno non si è neppure accorto. Il vero problema è che non ci si accorge tout court dei poveri, o che ci si gira dall'altra parte. I poveri li avrete sempre con voi. È il titolo che Papa Francesco ha dato al messaggio rivolto ai fedeli e al mondo. Sono le parole che Gesù pronunciò di fronte all'obiezione di coloro che non accettavano questo gesto di omaggio che stava ricevendo da parte di una donna, il profumo versato sui suoi piedi. Una donna sconosciuta che desiderava in questo modo esprimere il proprio affetto, la propria riconoscenza al Signore, tenendo conto della sua personale fragilità spirituale. E allora c'è chi si mise a criticare come fosse uno spreco inutile di denaro che si sarebbe potuto usare per fare del bene ai poveri. Ecco, questo è il tema. I poveri ci sono sempre. Non sempre o quasi mai noi riconosciamo in essi la presenza del Signore. La spiegazione del Papa su questo episodio evangelico ci apre la porta a una diversa visione della povertà e la pone nel cuore dell'annuncio cristiano. Significa che i poveri hanno molto da insegnarci. Anzi, sono loro i primi evangelizzati che diventano nostri evangelizzatori. Gesù condivide con loro la stessa sorte. Le sue parole, i poveri li avete sempre con voi, stanno a indicare anche questo. La loro presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve indurre a un'abitudine che diventa, alla fin fine, indifferenza, bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe. Ci ricorda il Papa, ci sono molte povertà, dei ricchi che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri, se solo si incontrassero, se solo si conoscessero. La condivisione si differenzia molto dall'elemosina. Si sa che un gesto di beneficenza presuppone un benefattore e un beneficato, mentre la condivisione genera fratellanza, uguaglianza. L'elemosina è occasionale, la condivisione invece è una scelta duratura. La prima rischia di gratificare chi la compie e di umiliare chi la riceve. La seconda rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia. Insomma, i credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi. I poveri sono sacramento di Cristo, cioè segno evidente ed efficace della presenza di Gesù in mezzo a noi. Loro rappresentano
adorare la sua persona, rinviano a lui. La conclusione del Papa è un augurio e al tempo stesso una preghiera. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità: anche noi siamo poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della nostra vita e strumento della nostra salvezza. Ed è proprio in questa linea della condivisione che noi sabato 27 novembre avremo modo di così accogliere la proposta che viene tra l'altro offerta, donata a tutta la nostra nazione, a tutta l'Italia. Viene infatti promossa la raccolta di viveri da parte del Banco Alimentare. Ognuno di noi, andando a fare spesa, può aver modo di lasciare parte dell'acquisto a beneficio dei poveri, anche della nostra comunità parrocchiale. Noi ci liberiamo, dico, del superfluo. Per loro è necessario per la vita. E questo vale in modo particolare tenendo conto che noi non sappiamo le persone cui diamo il segno concreto della nostra vicinanza, e questo ci fa ancor più onore, e nella fede ci dà modo di poter sperimentare la presenza di Cristo, tenendo conto che ciò che facciamo direttamente a Lui, Lui ce lo restituirà come premio di eterna felicità. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e buona continuazione a tutti voi. Arrivederci. Calendario liturgico pastorale. Oggi, domenica 21 novembre, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti: Baiardini Adele, Luigi, Agnese, Mari, Ferrari Rosa e Severo Tomasoni. Lunedì 22 novembre, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa. Defunti: Mari, Ferruccio e Antonino. In oratorio, alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti: Almici Zaccaria, Luigi, Clementa, Calogero e Giuseppa. Martedì 23 novembre, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa. Defunti: Veronica, Giovanni, figli Savoldini e Marini Anselmo. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti: Tenini Fausto, Celsa e Renato. In oratorio alle ore 20:30, Santa Messa. Mercoledì 24 novembre, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti: Bonetti Giampaola e Ugo e Tanadini Angela e Italo. Alla casa di riposo alle ore 10, Santa Messa per i soli ospiti. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa pro populo. Giovedì 25 novembre, in oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti: Almici Calogero, Giuseppina, Zaccaria e Don Pietro Lazzaroni. Venerdì 26 novembre, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti: Gatta Giovita, Paolo Biazzi e Isa Tironi. In oratorio alle ore 15, Coroncina della Divina Misericordia. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa pro populo. Sabato 27 novembre, in parrocchiale, alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti: Biloni Assunta, Giovanna, Biazzi Nicola, Achille e Nadia Manfredi. Domenica 28 novembre, in parrocchiale, alle ore 8, Santa Messa. Defunto Capuzzi Guido. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa. Defunti: famiglia Rodella Angelo, Venturini Luigi e famiglia Crescini. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa.
Defunti Sergio, Eliseo, Rizzotto Dina, Francesco, Armida, Natalia Perini e Italo Giglioli. Domenica 21 novembre alle ore 16 a San Girolamo, concerto Sunsurm Corda. Clarinetto, chitarra e tastiere, progetto dedicato alla musica di Ennio Morricone. Mercoledì 24 novembre alle ore 21, Lectio Divina, preparazione della parola della domenica per tutti in oratorio. Sabato 20 alle ore 18:30, messa per adolescenti e giovani. E a seguire hamburger in oratorio. Domenica 21, Cristo Re, dedicazione della chiesa parrocchiale e giornata del seminario. Testimonianze di due seminaristi e raccolta di offerte per il seminario. Alle ore 12, pranzo dei collaboratori della parrocchia. Alle ore 15, tombolata in oratorio. E alle ore 18:30, incontro e pizzata per seconda e terza media in oratorio. Domenica 28 novembre, votazioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Saranno a disposizione due seggi all'entrata centrale della chiesa parrocchiale. Sabato 27, dalle 18 alle 20, domenica 28 il mattino dalle 7:30 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 20. L'elenco dei candidati per l'elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il seguente. Apollonio Daniela, Bacchiocchi Luisa, Benazzi Fabio, Biazzi Giuseppe, Bignotti Maria Grazia, Bonazzoli Gabriele, Camozzi Emilio, Capelloni Francesco, Carp Daniela, Cè Matteo, Facchi Giuseppina, Gottardello Chiara, Manfredi Romano, Marchioni Stefano, Pezzi Rosanna, Pini Daniele, Prandini Ada, Ranzenigo Graziella, Ronchi Giaele, Tenchini Stefania, Zacco Francesca. Elenco dei membri di diritto del Consiglio Pastorale Parrocchiale: Don Arturo Balduzzi, Don Nicola Mossi, Don Claudio Pluda, Don Lorenzo Pini e il diacono Giuseppe Colosini. Elenco membri votati dai gruppi parrocchiali per il Consiglio Pastorale Parrocchiale: Rodella Paola, Moscardi Chiara, Lodigiani Franco, Pini Dario, Percivalli Giambattista, Milzani Veglia e Martinelli Silvana. Venerdì 3 dicembre alle ore 20:30 al Centro Pastorale viene presentato il libro Io come un Dio. Don Arturo dialoga con l'autore, il dottor Bruno Massaro. Giovedì 25 novembre alle ore 20, l'amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare ai seguenti incontri pubblici: rifiuti speciali comparto agricolo, bonifiche, ripristino ambientale nelle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento. Combustione rifiuti vegetali provenienti da attività agricola in campo. Giovedì 2 dicembre alle ore 20, nuovi obiettivi direttiva nitrati, deroghe invernali, digestati e problematiche relative alla riduzione delle molestie olfattive. Relatore Sabrina Piacentini, tecnico ambientale. Comune di Gottolengo, avviso bando contributi famiglie numerose per l'anno 2021. Requisiti: residenza nel comune di Gottolengo, presenza di quattro figli minori e ISEE non superiore a 15.000 euro, presenza di tre figli minori di cui uno disabile o invalido ed ISEE non superiore a 7.500, assenza di morosità nei confronti del comune alla data del 31 dicembre 2020. È possibile fare domanda dal 22 novembre al 21 dicembre. E per informazioni contattare l'ufficio servizi sociali di Gottolengo. Gottolengo, per una storia documentata della toponomastica locale dai primordi al XVIII secolo. Presentazione del libro a cura dell'autore, professore Angelo Bonaglia. Domenica 12 dicembre alle ore 10.
presso il Teatro Zanardelli di Cottolengo. L'ingresso è libero e si ricorda il Green Pass. Vacanza sulla neve in fraternità. Oratorio San Luigi Gonzaga di Cottolengo e Oratorio San Lorenzo di Fiesse. A Lizzola dal 3 al 6 gennaio 2022. Al costo di 170 euro, trasporto incluso. Iscrizioni entro il 28 novembre al numero 333-8319-460. Per giovani dalla terza superiore in su. Sono necessari il Green Pass e lenzuola o sacco a pelo e salviette. Cottolengo Christmas Village. Mercatini di Natale, domenica 12 dicembre, in piazza 20 settembre. Alle ore 10, presentazione del libro del professor Bonaglia. Alle ore 11, premiazione degli studenti meritevoli, delle associazioni e dei cittadini. Alle ore 15, Natale nel paese dei Balocchi con addobbo alberelli. Alle ore 15:30, la scuola di quinto grado accompagna i canti natalizi dei bambini della scuola dell'infanzia. Alle ore 17 arriva Santa Lucia. Saranno disponibili anche hobbisti, creativi, negozi aperti, castagne, vin brûlé e prodotti tipici. E con questo è tutto. Chiudiamo questo TRG con gli sbandieratori della città di Chiari. Buona domenica e una buona settimana. Thank you.
Radio Centro.